diamo il benvenuto a Mario Le Pen per il Consiglio regionale, questa conferenza stampa fatta dal gruppo Lega Nord, a nome di tutto il gruppo. Ti diamo il benvenuto e ti ringraziamo ufficialmente per le belle parole che sono state utilizzate, che ho utilizzato ieri a Roma, dicendo che gli amministratori della Lega sono comunque un esempio da seguire, che sanno bene amministrare, che sono portatori comunque di buone pratiche a livello amministrativo. E per noi infatti come gruppo Lega è molto importante utilizzare queste occasioni di incontro per rafforzare la collaborazione che c'è tra la Lega e il Front Nazionale. Sapete tutti che adesso è stato costituito da poco al Parlamento Europeo il gruppo Europe, Nation and Freedom, di cui facciamo far parte sia la Lega Nord che il Front Nazionale, quindi è nostra intenzione lavorare sulla strada della collaborazione, perché ci sono degli esempi, dei suggerimenti del Front Nazionale, Le Pen può dare a noi come Regione Lombardia, su come politiche possiamo portare avanti, e la stessa cosa possiamo fare noi, dando anche noi dei suggerimenti e portando ad esempio, laddove stiamo amministrando la Regione ormai da diverso tempo, abbiamo anche ottenuto dei risultati su temi che ci accomunano, come diceva prima Cristina Cappellini, dal tema della famiglia, dei valori, al tema del contrasto all'immigrazione clandestina, al tema della tutela dei prodotti e delle nostre aziende locali, fino ad arrivare ovviamente anche a un tema magari che noi siamo molto legati, molto appassionati, che è la Marche Regione Alpina, ed è per questo motivo che invito brevemente lo Stefano Bogalli, che è il presidente del gruppo Lista Maroni, che è una lista, vediamo per Marion, civica, a sostegno del presidente Maroni, Stefano Bonogalli, che magari sulla macroregione alpina brevemente ci fa un piccolo riferimento. Sono certo che anche se non lo abbiamo detto prima, ho fatto questa sorpresa, sicuramente è preparato. Quindi grazie ancora Mariotto, so che voi siete qui tutti ad ascoltare lei, non tanto quello che diciamo noi, quindi vediamo di velocizzare la cosa, così almeno anche per la stampa riescono i giornalisti a scrivere le notizie a fare tutto. Grazie. Vai Stefano.